spesso scrivo nei momenti in cui sono più triste, nei momenti in cui ho difficoltà a superare una questione della mia vita. Uno deve avere il coraggio di mettersi in gioco, prima di tutto di accettare, di dire ok, appunto, io so di non sapere, ammetto che ho delle debolezze, ammetto che ho delle cicatrici dentro. Scrivendo per gli altri sento che la mia parola ha più valore. È un luogo in cui ci si può aprire, un posto in cui si è più sinceri verso se stessi e verso gli altri. In quel preciso istante, momento tra i rari momenti di assoluta chiarezza che nella nostra esistenza ci capita di vivere, mi resi conto che tra le mani reggevo i cocci dei miei sogni. Non è semplicemente scrivere e leggere, ma è proprio anche volersi bene, no? Alla fine si arriva a parlare di tutto, cioè come si arriva a parlare del libro, si arriva a parlare del problema familiare, si arriva a parlare di filosofia o di musica. Ed è proprio di questo che ti parlo, amico mio. Mi devi aiutare, perché di questo mio corpo non rimane nulla, se non questa continua ricerca di pace. Quando si arriva in queste situazioni di disagio, appunto, normalmente si ha dentro una grande energia negativa che uno poi può esprimere in maniera distruttiva, ma che con il gruppo di scrittura, e prima di parola, abbiamo capito, cioè io ho capito nel senso che questa energia può essere anche costruttiva. Sinceramente io non conosco i problemi che hanno avuto in passato i ragazzi di gruppo di scrittura. Non penso che sia quello che ci renda più neurotici. Ed è bello sentirsi veramente presi in considerazione nonostante non sempre si abbia le idee degli altri. La grande fortuna per me è stato che il gruppo di scrittura mi ha dato uno stimolo, uno sprone per scrivere, perché altrimenti per pigrizia probabilmente forse non avrei scritto, ma non avendo scritto non avrei nemmeno capito molte cose di me. Qualcuno mi dica quando è il momento opportuno. Perché non lo è mai? Perché non lo è mai? Quando si rientra nel gruppo, come sto iniziando a entrarci io, anima e corpo, ecco, ti senti a casa, ecco. Però appunto il bello di questo gruppo di scrittura appunto è anche stato di aver creato dei legami speciali con gente speciale. Ehi! Hey!